Ciao a tutti, oggi come vedete postazione diversa e sì, Ilaria si è finalmente decisa a cambiare un pochino postazione, anche così un po' per variare, non per una ragione precisa in realtà. Però mi sembrava una postazione un pochino più adatta per farvi un video un pochino più chiacchiericcio, visto che oggi voglio soltanto parlare, per ragioni di tutti quelli che dicono che parlo troppo. Mi scuso già da ora se ci sarà questo riflesso negli occhiali, ma io non so come cavolo fare, a meno che non parlare in questo modo, ma mi sembra un po' ambiguo, quindi perdonatemi insomma. Come avete letto dal titolo, oggi vi parlerò della mia esperienza, diciamo che non auguro a nessuno perché non è bello, quando mi hanno rubato l'iPhone. Tra l'altro non mi è stato neanche rubato in Italia, ma poi ne parleremo più avanti. Partiamo dall'inizio. Allora, il primo iPhone proprio in generale che io abbia mai avuto è stato l'iPhone 5, quello classico, proprio la prima versione uscita, bianco, che i miei mi avevano comprato in abbonamento con una rete telefonica per il mio esame di terza media. Quindi dopo aver superato l'esame di terza media, che mi avevano regalato questo telefono. Io tipo super felice, perché prima avevo il Samsung Ace, mi pare, quello proprio piccolino, quindi era una grande grande svolta. Tra l'altro, se andate sul canale nei video, penso proprio i primi video, forse l'avevo ancora, e infatti avevo fatto il What's in My iPhone, e penso il primo What's in My iPhone di tutti, perché sì, se era il primo iPhone, Ilaria, fai 2 più 2, insomma non è che poteva esserne altri. E quindi insomma io felice col mio nuovo telefono. Poi cosa è successo? L'estate, dopo qualche mese, sono partita per andare in un college in Inghilterra vicino Londra, mi sembra fosse a Southampton, e infatti anche di questo avevo fatto, se andate a cercare sul canale o se lo trovo ve lo metto io nella scheda info, il diario di bordo appunto di Southampton di questa esperienza, o vedrete se volete andare a vedere il video. Praticamente questo college, questo viaggio studio, era di una durata di 2 settimane, quindi sono stata 2 settimane completamente da sola, soltanto con persone che comunque non conoscevo, perché alla fine ci si conosceva lì. E per la prima settimanella più o meno è andato tutto bene, finché poi arriviamo al clou: non mi hanno rubato l'iPhone. Vi spiego da quello che mi ricordo, perché comunque sono passati 2 forse anche 3 anni. Praticamente quella sera in particolare c'era una sorta di spettacolo, perché ogni sera c'era uno spettacolino a tema diverso, e quella sera penso ci fosse tipo una qualcosa di mascherato, non ricordo bene il tema principale, però comunque ci si doveva cambiare d'abito. Quindi cosa abbiamo fatto? Tutte le ragazze, insomma, perché eravamo divisi in vari gruppi, il mio era quello composto da persone, ragazze e ragazzi di Roma, quindi siamo andate a cambiarci nei bagni di questo college, perché era un vero e proprio college dove poi durante tutto l'inverno si studiava, insomma i ragazzi di Londra studiavano, e quindi siamo andati a cambiarci in bagno. E io mi ricordo, questa cosa ce l'ho proprio impressa, perché magari è una cosa stupida, cioè dite ok, è soltanto un telefono, però sai, quando te lo comprano i tuoi genitori per un evento un po' importante, che comunque la prima cosa super costosa che hai, ci rimani malissimo. Infatti dopo vi racconto. Sono andata in bagno, mi sono chiusa perché erano i bagnetti quelli singoli tipo a schiena, no? Tutti uguali, tipo alla Scream Queens per intenderci, e sono entrata nel bagno e di fianco c'era una sorta di cestino, quello per gli assorbenti elettronico, non so se avete presente Wolf Minutua, e quindi l'ho appoggiato là sopra insieme a tutti i vestiti. Fatto sta che io mi sono cambiata. Il telefono, non dico che non ci pensavo, però pensavo di averlo preso perché era sopra i vestiti, quindi ho preso il malloppo di roba e sono andata. Quindi non so in quel preciso istante, perché non ci stavo pensando al telefono, io pensavo di averlo preso, non so se qualcuno magari me l'ha rubato perché l'avevo lasciato in bagno, magari proprio là sopra a questo cestino elettronico, oppure dopo essermi cambiata io l'ho messo nello zainetto, perché avevamo uno zainetto in dotazione, quindi l'ho messo nella tasca dietro dello zainetto lasciandola aperta, perché io ho il vizio, purtroppo ora ho imparato, di lasciarla aperta, e quindi magari nel percorso, nel tragitto tra il bagno e l'aula dove si svolgevano tutti questi giochi serali eccetera, qualcuno me l'abbia preso, perché comunque era pieno di gente, non solo italiani ma anche stranieri. Oppure, cosa ancora peggiore, io sono arrivata, perché io ho una memoria abbastanza corta e breve, però io ho questa immagine, non so se vi è mai capitato quando voi siete sicuri di una cosa, cioè ve la immaginate proprio, avete l'immagine nella mente. Ecco, io ho questa immagine che arrivo in quest'aula dove si svolgevano queste attività e lascio
appoggio più che altro il telefono dopo essermi cambiata sul tavolino. Io ho questa immagine impressa, quindi non so se in quel momento qualcuno me l'ha rubato, quindi io ho tantissime ipotesi nella testa. Comunque, fatto sta che io avevo comprato il pomeriggio prima, perché ci lasciavano comunque in giro da soli il pomeriggio lì a Londra, avevo comprato una cover, naturalmente per la mia ossessione di cover, avevo comprato questa rosa fatta tipo a puzzle, tutta fucsia fluo, quindi neanche a dire che fosse una cosa che non si vedeva, anche se tipo cascava, insomma, era una cosa molto 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 evidente. Praticamente un'ora dopo esserci cambiate, essere finita questa serata, quindi l'evento in cui tutto, diciamo, il macello si è svolto, ipoteticamente, perché poi non so bene appunto l'orario, il luogo, io tornando agli alloggi mi sono resa conto di non avere il telefono. Quel momento lo ricordo come se fosse successo 5 minuti fa, perché ero di un'impanicatura, non so neanche se è italiano, però ero proprio impanicata persa, non riuscivo più a connettere il cervello, cioè la gente mi parlava e io facevo no, il telefono, cioè io adesso devo pensare a ritrovare il telefono. Tra l'altro, fortunatamente, è stata l'unica cosa positiva, io avevo l'iPod in quel periodo, quindi mi portai anche l'iPod e poi tramite quello, infatti, poi scrissi il giorno dopo a mia madre su Facebook tipo che avevo perso questo telefono e ho setacciato, vi giuro, ogni centimetro di quella struttura. E quindi fatto sta che io quella sera non ho trovato più il telefono. Il giorno dopo sono andata a parlare con il capogruppo di tutti i capogruppi, quindi proprio il signore che gestiva tutto quanto questo viaggio, e insieme siamo andati alla polizia, però alla polizia di Londra, cioè ragazzi, alla polizia di Londra, cosa che mi ha inquietato abbastanza. Fuori dall'Italia è molto diversa. Praticamente siamo andati in un gruppo che avevano questo tipo di problematiche, perché allora, mi sembra un ragazzo si era perso la carta d'identità, una la valigia quando siamo atterrati a Londra da Roma, e quindi insomma tutte queste persone che avevano questo tipo di problemi sono andate insieme alla polizia. Vi dico, una camminata infinita, quindi 40 minuti di camminata a piedi. Dopo siamo arrivati alla stazione di polizia, questo personaggio, questo diciamo direttore, non sapeva parlare inglese, non sapeva parlare inglese, quindi io, diciamo che non era il mio inglese di adesso, però non era neanche proprio una ciofeca, quindi ho cercato di spiegargli la situazione e loro mi facevano no, devi parlare con il tuo gestore italiano per rintracciare il telefono e tutto quanto. Quindi io, a parte l'incazzatura, cioè passatemi proprio il termine, ma ero super innervosita, perché questo non sapeva parlare inglese, quello mi diceva così che non si poteva fare niente, cioè ma vi pare? Comunque, a parte questo, siamo tornati poi dopo che tutte le persone avevano fatto. Poi tra l'altro la prima stazione di polizia che abbiamo trovato era chiusa, non si sa per quale motivo, e invece poi la seconda appunto era aperta, ma era un buco tanto, quindi c'era una fila immensa, ci abbiamo messo altre tipo 2 ore, quindi io ho perso una giornata di attività e tutto quanto per fare questa cosa, rosicata tremenda. Siamo tornati poi al campus, ho chiamato mia madre e ho spiegato la situazione, e lei ha cominciato a contattare la polizia qui in Italia, comunque a cercare di intracciare il telefono, ma era stato pento naturalmente, insomma, a meno che uno non è scemo, non lascia il telefono acceso. Poi, avendo appunto l'iPod, sono riuscita tramite trova il mio iPhone a inizializzare il telefono, quindi a togliere tutti i dati, le cose personali. C'è una funzione, mi pare, per riuscire a non far utilizzare il telefono alle persone che l'hanno rubato. Quindi fortunatamente le persone che l'hanno rubato alla fine non l'hanno potuto neanche usare, perché non si poteva accendere, cioè era un fantoccio praticamente. Quindi questa è l'unica cosa che mi ha un po' messo il cuore in pace, però neanche tanto. Quando sono tornata poi, i miei mi hanno fatto trovare l'iPhone 4. Poi vabbè, il resto è storia, e nel video diario, ripeto, si vede proprio che io tipo sono tornata a casa, mi stavo riprendendo, ero avvilita, e a un certo punto vi faccio vedere che mi hanno fatto l'iPhone, e tipo ero un pochino più su di morale, anche perché quando succedono queste situazioni, soprattutto se non l'avete comprato voi e magari è un regalo di qualcuno, hai anche paura che la persona poi ci possa rimanere male. Poi io sono una persona che non perde mai niente, adesso facendo scongiuri e tutte le cose del mondo, cioè io non ho mai perso neanche un centesimo dal portafoglio, cioè quindi proprio era una questione di orgoglio, perché non mi era mai capitato e mai mi è ricapitato da quell'occasione, rifacendo tutti gli scongiuri, perché qua non vorrei che succeda qualcosa. E quindi questa penso sia stata l'esperienza più brutta
e impanicosa della mia vita. Hashtag impanicosa proprio. Il termine di questo video sarà questo. Se anche a voi è successo, sapete come vi sentite. Soprattutto la mia esperienza è stata più traumatica per il fatto che comunque non ero a casa mia, non ero in Italia, non si poteva fare qualcosa repentinamente, nel senso c'è stata tutta la notte di mezzo, tutta la mattina, perché poi sono andata a fare la denuncia comunque il pomeriggio. Davvero un dramma. Il telefono, quello che appunto mi è stato rubato, era in abbonamento con questa rete telefonica. Quindi il fatto è stato che dopo che me l'hanno rubato io ho continuato a pagare il telefono fino a un anno fa, perché comunque l'abbonamento è diviso a rate in 3 anni. Quindi io ho continuato a pagare il telefono anche se non avevo il telefono, ma comunque ho potuto tenere la promozione che c'era sul telefono perché mi è stata rifatta la carta. Detto ciò, scrivetemi qua sotto se vi è mai successa una cosa del genere, se vi è mai stato rubato qualcosa all'estero, se poi alla fine l'avete ritrovato. Io per ora vi mando un grosso bacione, iscrivetevi al canale e mettete un like se ancora non siete iscritti e se ancora non avete messo like. Io vi mando un bacione infinito e ci vediamo al prossimo video. Ciao!